fratelli, io mi metto a scrivere memorie sui memori. La voglia insoddisfabile, ritorni numeri insolvibili, circondato da un deserto di inquietudini. Le conoscenze non le riconosco, su alcuni cresce il muscolo, di qualcuno rimane solo il testo. Certi amici non li vedo più, non li sento nemmeno, pensando a loro si ritrovi in mano. Ricordi, talmente sparsi, che non possono più collegarsi. Resto tardi andando persi, nella banalità di chiacchiere, dentro la complicità di foto e lettere. Ma il momento del tempo sei grado di mantenere, guarda caso, mi scrivo più tempo di non averlo del tutto compreso. Timoroso di voltarmi, per guardarmi e riconoscermi, vivo nel presente, tanto va così. E accorgi che la vita è una foto di gruppo, molti posano, molti vivono soltanto con una realtà che non è di casa, si affrettano a prendere decisioni nell'attesa di qualcosa con il rischio, di qualcuno con il rischio. Oh, è il motivo che c'è qualcuno dentro la cornice, ancora troppo sveglio. Dentro la cornice si emerge dal profondo fino in superficie, per riscoprire un po' com'è che va, cosa si dice. Niente di nuovo come al solito, chi vive per illudersi, chi la fa finita, chi resta empirico. Tra mille situazioni che lo compromettono, tra mille inquilini che lo sfrattano, chi rimane con i piedi a terra, chi resta bocca aperta per lo stupore e il malumore. Oh, e pochi volti rassicurano di questi tempi, vivo di gratitudine per i momenti che passano in tanti tanto come un classico, che mi ritengo con piacere mentre già per tutto il prossimo. I tentativi di stare da solo sono falliti, salvato dai soliti vecchi amici. Si può cenare qui stasera, scatto per i piani interni per non dimenticarti, perché va così, ti accorgi che la vita è una foto di gruppo, non ti posano, non ti restano a contatto con una realtà che non è di casa, si prendono a prendere decisioni nell'attesa di qualcosa con il rischio che non accada, di qualcuno con il rischio che non ti veda. E il motivo che c'è qualcuno dentro la cortice, ancora troppo stronzi per dormire. Roma!